Dunque, nuovamente in diretta su RST Science in studio Massimo Bonella. Ci scusiamo per questa interruzione davvero molto, diciamo, particolare, un po' da paperissima. È successa una cosa di questo tipo qui nello studio. A farlo apposta io dico che non succederebbe. Allora io mi scuso con tutti i nostri ascoltatori, riprendiamo il notiziario dell'Istria, Venezia. I rematori della comunità degli italiani Fulvio Tomizza di Umago hanno partecipato domenica scorsa alla regata storica a Venezia e alla tradizionale sfilata di voga alla Veneta sul Canal Grande, le cui origini risalgono al XXIII secolo. Scusate, risalgono al XIII secolo. Quello umaghese è l'unico equipaggio esterno ammesso al corteo della sfilata storica, grazie all'amicizia nata tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 tra lo scrittore Fulvio Tomizza e i soci del Lions Club di Venezia Mestre. Gli attivisti della comunità degli italiani di Umago sono stati ricevuti prima della regata assieme al resto dell'equipaggio formato da alcuni attivisti della comunità degli italiani di Salvore e del Museo Civico di Umago dall'associazione amica Remiera Castero. Si svolgerà a fine mese dal 21 al 24 settembre nella cittadina medievale di Grosignana la 24esima edizione dell'Ex Tempore Competizione Internazionale di Pittura organizzata dall'Unione Italiana, dall'Università Popolare di Trieste, dalla città e dalla comunità di Grosignana in cui gli artisti si confronteranno con tecnica libera sui temi Grosignana e paesaggio istriano. I partecipanti potranno timbrare fino a due supporti di dimensioni massime 100x200 cm nei giorni di giovedì 21 e venerdì 22 settembre a Grosignana, presso la loggia nelle sedi dell'Unione Italiana di Fiume e di Capodistria e all'Università Popolare di Trieste. I lavori saranno esposti domenica 24 settembre lungo le vie del borgo dalle ore 10 alle ore 18 e saranno valutati da una giuria internazionale che assegnerà i premi in palio, primo, secondo, terzo e premio città di Grosignana. Verrà inoltre assegnato un premio dagli artisti partecipanti che saranno chiamati quest'anno ad esprimere la loro preferenza per un lavoro dei colleghi. Il regolamento completo è disponibile sulla pagina Facebook dell'Unione Italiana. Basovizza, domenica 10 settembre alle ore 15 a Basovizza avrà luogo la cerimonia commemorativa in ricordo dei quattro antifascisti fucilati nel poligono militare di Basovizza. Dopo il saluto del presidente del comitato promotore Milan Paur, si alterneranno il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Tremu e il pubblicista organizzatore e insegnante Aldo Ruppel. Ecco, su questo caso, su questo incontro a Basovizza, è molto probabile che ci sarà anche la nostra emittente Radio Science TV, Pianeta Oggi TV. Buie. In occasione dei festeggiamenti della giornata della città di Buie, la locale comunità degli italiani vi invita questo venerdì 8 settembre alle ore 19:30 alla presentazione degli atti sulla tavola rotonda organizzata in occasione del 65esimo anno di costituzione del sodalizio buiese e dedicata ai 600 anni dalla dedizione di Buie a Venezia 1412-2012. Il tutto sarà anticipato alle ore 19 dall'inaugurazione della mostra personale Vibrazioni d'autunno di Claudio Ugussi. Entrambi gli eventi saranno presentati dal critico d'arte Marino Baldini. Domenica 10 settembre alle ore 9 presso la comunità degli italiani di Buie, accoglienza e incontro tra buiesi, esuli e amici di Trieste. Ancora una notizia, Capodistria, la biblioteca centrale Srekovira. Scusate, Sreco Vihar, Capodistria e il Club Culturale Capodistria vi invitano alla presentazione del libro della scrittrice capodistriana Isabella Flego, Memorie da sopra l'Equatore, lunedì 11 settembre alle ore 19 nella hall della biblioteca. Condurrà la serata la slovenista Hansa Hebron.
Dunque, con questa notizia chiudiamo qui il notiziario dell'Istria, realizzato dalla redazione di RST, Radio Science TV di Treviso, in collaborazione con Pianeta Oggi TV Online All News di Venezia. Lettura in studio di Massimo Bonella, grazie per la vostra cortese attenzione. Ancora le scuse per l'inghippo in testa della nostra precedente trasmissione. Vi ricordo tutte le varie repliche di Istria Oggi, tutti i giorni alle 19:45. Non mi resta che ringraziarvi ancora, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Thank you.